Buongiorno, facciamo ora l'esercizio 4 di jQuery, creare un form HTML con diversi tipi di input e utilizzare jQuery fondamentalmente per dare vita al form e accedere agli input inseriti dall'utente. In particolare per fare questo esercizio vorrei prendere l'applicazione 1 che abbiamo visto per Bootstrap, quando abbiamo fatto Bootstrap. Era fondamentalmente una pagina HTML fatta in Bootstrap che presentava un'interfaccia grafica di questo tipo, dove avevamo un campo di testo in cui inserire delle informazioni, avevamo dei menu tendina in cui selezionare delle cose, qualche pulsante che potevamo cliccare, potremmo immaginare ad esempio in questo caso dei pulsanti scelta multipla in cui seleziono ad esempio più elementi che voglio andare a visitare. Questo qui doveva essere un'applicazione per il turismo, quindi selezionavo un punto di partenza, un punto d'arrivo, un orario, e diverse cose che voglio andare a visitare e un grado di affollamento a cui sono interessato. E poi dopo premevo questo pulsante Get Visit Plan e il sistema mi calcolava un itinerario di visita. Quello che voglio fare in questa applicazione è fondamentalmente, innanzitutto, rendere viva in un certo senso l'applicazione. Ad esempio, voglio che cliccando su questi pulsanti cambi il colore corrispettivo e magari anche in questo caso fare una scelta multipla in cui cliccando su più pulsanti questi si attivano in un certo senso. E poi quando premo Get Visit Plan voglio raccogliere tutte queste informazioni che l'utente ha inserito in questo e per il momento stamparle sulla console log praticamente. Vedremo nelle prossime lezioni come poi in verità tutte queste informazioni potranno essere inviate a un server che le elaborerà. Quindi possiamo direttamente copiare questo file, Ctrl-C, lo copio nella cartella qui con gli esercizi di jQuery. Ah, no, scusate. Facciamo così, creo un nuovo file. Perfetto, lo chiamo jQ esercizio 4 e ci oddio, e ci copio dentro questo file HTML. Ok, e mi preparo anche vedo che ci manca un div forse finale. Ok. Mi preparo qui dei tag script per utilizzare appunto jQuery. Li copio direttamente da un esercizio precedente. Ok. Chiudo la graffa, chiudo la tonda, chiudo il tag script. Allora, come prima operazione, ad esempio, partiamo dal fondo. Vogliamo questi pulsanti qui, che hanno appunto rappresentano l'affollamento a cui sono interessato. Ok. Errore nel copiare.
Ok, è solo che non l'avevo salvato. Voglio che cliccando su questi pulsanti qua si colori di rosso e di verde, scusate, l'elemento che ho cliccato. Ok, questo è molto semplice. Posso mettere degli ID associati a questi elementi. Quindi in particolare ne abbiamo quattro. Questo qui è il primo pulsante che ha ID. Possiamo chiamare ad esempio user 1. Qui avere un user 2, user 3, user 4. Ok. Ok, potremmo fare anche così. Aggiungiamo anche una. Ok, una classe a questo, anzi, vedo che tutti gli elementi di questa classe sono caratterizzati da questo btn with 80 e quindi la posso usare anche in jQuery fondamentalmente e quindi utilizzare un punto btn with 80 click function tonda graph. Ok, posso dire cosa succede quando l'utente clicca su uno di questi pulsanti. Mi posso preparare una variabile u, inizialmente uguale a 1, che sarà la classe su cui l'utente è la classe attualmente impostata dal sistema. Quando clicco su uno di questi pulsanti qua, la cosa che posso fare è di settare la proprietà, quindi dollaro U più U, in modo da ottenere U di 1 nel caso fosse stato cliccato, una proprietà CSS di questo elemento come background, color white, rimetterla in colore bianco. L'elemento che ho cliccato. Quindi dollaro, beh, posso già accedere fondamentalmente all'ID dell'elemento che ho cliccato, quindi dollaro this.attr ID, questo è l'elemento che ho cliccato, che lo posso assegnare alla proprietà U. Ok, allora questo qua lo chiamiamo direttamente, facciamo così. U1, perfetto, e qua possiamo metterci direttamente U. U è uguale a $this.attr.id e poi dopo impostare un colore per l'elemento che ho selezionato. Ok, vediamo, c'è un piccolo problema, c'è un problema. U CSS background color green white, i tag si chiamavano effettivamente ID. Scriviamo console.log. Quindi questo funziona. Ah sì, se l'elemento cliccato è U, ovviamente devo metterci comunque il cancelletto per indicare questo elemento come insomma, il selettore per l'ID vuole il cancelletto. Infatti adesso riesco a colorare tutte le varie proprietà. Ok. Facciamo la stessa cosa per quanto riguarda queste attrazioni.
Le attrazioni invece qui sono quelle che hanno, sono queste fondamentalmente, che hanno questo BTN 100 come classe unica e posso proprio sfruttare questo. Quindi posso fare ad esempio sempre dentro il document ready. Okay. Posso mettere un dollaro BTN 100 punto click. Function on the graph. Ok. Associato a questo qui invece, ad esempio potrei non facciamo nessuna variabile, semplicemente proveremo a cedere la proprietà $dis.css background color var x uguale dis e intanto stampiamola console.logx. Vediamo un'altra piccola tecnica. Ok, quindi vedo che quando clicco qua sopra la proprietà di base è questo RGB 230 230 230. Ok, quindi a questo punto è tutto diventa abbastanza semplice decidere cosa fare. Io dirò se x è uguale a RGB 230 230, allora imposto il colore a green, ad esempio. Altrimenti, se di conseguenza era green di partenza, allora posso mettere this CSS background color, ci metterò appunto RGB 230 230 230. C'è un problema, vediamo. X ah, certo, qua è CSS, qua ovviamente è background color green. Vediamo. Clicco, diventa verdi, verdi, verdi e riclicco e diventano bianchi. Ok, in questo modo io posso selezionare tutte le mie varie cose. Ho questi elementi qui che posso selezionare e a questo punto è qua dove ci posso scrivere delle cose. A questo punto posso fondamentalmente associare un ID al pulsante Get Visit Plan, ID uguale a Go, ad esempio. E qua mettere una proprietà dollaro cancelletto go punto click function tonde graph. Ok, dove adesso devo recuperare tutti i vari elementi. Allora, il primo elemento è questo input type text class form, lo chiamo di time, ad esempio, è l'elemento a cui volevo accedere per il tempo. Var time è uguale a dollaro cancelletto time punto val. Poi il secondo elemento sono questi selettori sul tempo di partenza e di arrivo. Anche in questo caso è molto semplice. Semplicemente gli do all'elemento select, gli assegno un ID. Questo qui è departure, lo chiamo dep e all'arrival lo chiamo ID uguale ar. E anche in questo caso posso accedere con la stessa sintassi
quegli elementi, agli elementi che ho indicato. Departure, cancelletto dep, arrival, ar. Adesso voglio, ok, recuperare quali sono i pulsanti che l'utente ha selezionato e quindi vediamo, beh, sicuramente facciamo l'ultimo caso che è il più semplice, U è appunto, l'ho già calcolata, fondamentalmente è la variabile che var U già inserita. È la variabile appunto che tiene conto dell'ultimo campo. E invece per quanto riguarda il campo intermedio, fondamentalmente cosa posso fare? Devo accedere a tutti gli elementi che hanno un determinato una determinata classe, in questo caso la BTN 100, ok? E per ognuno di questi dovrei capire se sono, se sono selezionati, oppure no. Mi conviene farlo così, a dire la verità. Facciamolo in questo modo che risulta più semplice. Cioè facciamo possiamo fare così. Facciamo un altro, attraction, creo un oggetto attr. E quando cliccavo qualcosa, in particolare quando lo selezionavo, ok, quando lo selezionavo e lo mettevo verde, io posso fare adesso attr, gli posso aggiungere attr di diciamo dollaro dis punto text del testo è uguale a true, mentre invece quando lo rimetto a bianco magari ci lascio la proprietà ma magari ci metto appunto uguale a false. Ok. Per adesso per verificarlo mettiamo soltanto console.log attr. Non vorrei che fosse lo chiamo attractions. Non vorrei che attr andasse in confusione con gli attributi. Quindi posso salvare, ricarico, seleziono tre cose, get visit plan, e qua viene attraction, ok, museum parks, se tolgo parks e faccio get visit plan, mi verrà che parks è false. Quindi a questo punto diventa abbastanza semplice, posso fare un beh, a questo punto diciamo potremmo già avere questa classe qua in questo formato e ricordarci che false vuol dire che era stata selezionata, ma poi l'utente ha cambiato idea e l'ha deselezionata. Ok. E quindi a questo punto sono a posto, posso stampare tutte le mie proprietà che ho estratto, quindi console.log time. Console.log departure, console.log arrival, console.log attractions e console.log u. In questo modo, quando l'utente interagisce con questa interfaccia, qua ad esempio dice che vuole partire alle 15:40 dal posto 2 per arrivare al posto 4, è interessato a queste cose e a questo grado di affollamento,
Get Visit Plan, l'applicazione ha raccolto tutte le informazioni che l'utente ha selezionato e da quel questo punto in poi potrà, lo vedremo tra qualche lezione, mandare questi dati a un server che li elaborerà. Oppure chiaramente l'applicazione stessa, JavaScript, potrebbe prendere questi dati e interpretarli per far vedere diversi elementi.